una singolare iniziativa per permettere a pellegrini e turisti di immergersi nelle bellezze naturali e storiche dello Stato più piccolo del mondo. I Musei Vaticani e il gruppo FS Italiane hanno inaugurato un nuovo itinerario ferroviario che congiunge lo Stato Pontificio con le ville di Castel Gandolfo. Ogni sabato, quanti si prenoteranno sul sito www.museivaticani.it potranno salire a bordo di un treno dedicato in partenza dall'antica stazione vaticana e arrivare alle stazioni di Castel Gandolfo e Albano Laziale. In una cornice suggestiva e fuori dal tempo, per la prima volta sarà possibile avere accesso alla tradizionale residenza estiva dei pontefici, aperta al pubblico per volere di Papa Francesco, e visitare i nuovi spazi museali della Galleria dei Ritratti dei Pontefici, che si sono avvicendati al Soglio di Pietro dal 1500 all'età moderna. Con noi Sandro Barbagallo, curatore delle collezioni storiche dei Musei Vaticani. Sono varie le cose che attirano il visitatore. Innanzitutto c'è questa carrellata di ben 51 ritratti, perché 51 sono i papi che si sono avvicendati sul soglio di San Pietro a partire da Giulio II. Però accanto ai ritratti troviamo degli oggetti legati all'antica corte pontificia, corte che ormai non esiste più e quindi in qualche modo è stata musealizzata, e oggi con questa inaugurazione è stata musealizzata veramente, perché per esempio fa una bellissima scena una sedia gestatoria appartenuta a Papa Pio IX con tutti i suoi flabelli, e circondata dai personaggi della corte, ossia la corte militare con la guardia nobile e la guardia palatina, e poi i personaggi che affiancavano il Papa quando andava nei cortei, ossia il mazziere pontificio, che oggi non esiste più, oppure il cameriere di Spada e Cappa. A più di un anno dall'apertura al pubblico del giardino Barberini, i pellegrini e i turisti potranno scoprire a tutto tondo gli straordinari tesori artistici, botanici e architettonici delle ville pontificie di Castel Gandolfo, prezioso scrigno di millenni di storia fin dal primo secolo d.C. con l'imperatore Domiziano. L'esposizione dei ritratti dei pontefici, in particolare, è stata ispirata a due criteri essenziali: l'allestimento, che permette al visitatore di immergersi nella storia del papato, e la didattica, pensata e sviluppata con un sistema di audioguida che chiarisce anche alcune vicende storiche. Abbiamo qui esposto un bellissimo ritratto di Papa Gregorio XVI. Noi oggi siamo venuti su in treno, e se si va a vedere i libri di storia è il Papa che viene tacciato come colui che non voleva che lo sviluppo e la realizzazione delle ferrovie nello Stato Pontificio. Anche quello è un'assoluta falsità. Addirittura gli è stata attribuita la frase «Chemin de fer, chemin d'enfer». Una frase assolutamente falsa, il Papa non avrebbe mai parlato in francese. E nella realtà lui invece fece realizzare uno studio per capire come attuare le ferrovie, ma si accorse, e questo studio è conservato nell'archivio segreto, ma capì che in quel momento storico mancavano le prime due materie, ossia il ferro che doveva arrivare dalla Germania, in quel momento nazione avversa, e il carbone doveva arrivare dall'Inghilterra, altra nazione avversa. Quindi concluse questo studio dicendo: si farà, ma più in là.